Ciao a tutti, ciao amici di Heroes Film Festival e ciao amici dell'horror, perché oggi parliamo di horror. E io sono Luca Ruocco, sono nello staff creativo di Heroes Film Festival, ma sono anche il direttore editoriale di ingenerecinema.com, che è un portale web che si occupa da 10 anni di cinema e di cultura horror e del fantastico, del bizzarro e dello straordinario. La missione che ci siamo dati sin dall'inizio è proprio quella di cercare di iniziare a storicizzare il cinema horror del fantastico più giovane, quindi anche quello autoprodotto e quello indipendente. Autoprodotto maggiormente è il cinema horror e fantastico italiano, mentre all'estero, soprattutto negli Stati Uniti, questo cinema, questa nuova ondata, questo new wave del cinema horror è riuscita a trovare delle strade che l'hanno portata alla sala e alla distribuzione mainstream. Per parlare però del cinema horror contemporaneo, quindi di questa nuova ondata dell'horror americano, bisogna partire dalle radici di questo albero che è il cinema horror, la storia del cinema horror. Il nuovo cinema horror americano ovviamente affonda le sue radici in quello che è stata storicizzata ormai come nuova scuola del cinema horror americano. E parlo di registi ovviamente come George Romero, come John Carpenter, Tobe Hooper, David Cronenberg, Wes Craven o Sam Raimi. In questi autori, tra questi autori, si è veramente costruita quella che è proprio la storia del cinema che dall'horror è riuscita a travalicare i generi e a diventare veramente storia del cinema internazionale. A questi autori, americani si possono accostare anche registi italiani, uno per tutti è Dario Argento, che molto spesso ha collaborato o è anche stato maestro ispiratore per film o registi tra quelli che abbiamo nominati. Per esempio, John Carpenter è da sempre molto molto legato al cinema di Dario Argento e George Romero ci ha collaborato più di una volta. Quando cerchiamo però di passare da quello che è ormai storicizzato come scuola del nuovo horror americano a un cinema horror invece più contemporaneo, rimanendo sempre negli Stati Uniti, dobbiamo, se vogliamo giocare questa carta della storicizzazione, cercare un punto di inizio. Il punto d'inizio che vi propongo è il 1996, quindi quasi a cavallo del nuovo millennio, con un film che poi è diventata una saga cinematografica e addirittura poi negli anni ha affiliato anche una serie. Questo film è Scream, Scream di Wes Craven, che è stato già un maestro prima di arrivare a fare Scream nel 96, un maestro dell'horror, perché ad esempio, sua è il primo film della serie Nightmare on Elm Street, quindi l'icona del Boogeyman Freddy Krueger, che è uno dei più conosciuti ancora oggi. E da Freddy Krueger a poi l'assassino che ci sarà in Scream, veramente passa un ventaglio di proposte da una vecchia scuola classica dell'horror a una nuova che va a smontare quella vecchia. La cosa interessante è che proprio un maestro dell'horror della scuola americana storicizzata e che quindi ha usato le regole dell'horror americano e soprattutto dello slasher in questo caso, visto che parliamo di Freddy Krueger e di Ghostface, che è l'assassino di Scream, arrivi a smontarle, diciamo, a scomporre l'horror, quindi il sottogenere dello slasher, ma in generale il genere horror, per farlo diventare qualcos'altro. In Scream, per esempio, l'assassino è scomposto perché non ha una sola identità, ha una sola maschera. La maschera è una cosa che poi tornerà anche nel nuovo cinema americano contemporaneo, che poi andremo ad analizzare velocemente dopo.
Però sotto quella maschera si nascondono diverse identità, anche nello stesso film. È una cosa che non succede, per esempio, nei Boogeyman più classici come Freddy Krueger, ma anche a quelli proprio con la maschera, che indossano la maschera, quindi è Michael Myers e Jason Voorhees di Halloween e Venerdì 13. Quello che fanno Wes Craven e il suo sceneggiatore Williamson in Scream è proprio giocare a carte scoperte con lo spettatore, con quello che conosce l'horror maggiormente, ma anche con i nuovi appassionati, con quelli più giovani. In che modo? Spiegandogli palesemente quali sono le regole dell'horror e poi andando subito dopo a contraddirle o a giocarci o a farle diventare talmente palesate da farle diventare quasi ridicole. Quindi Scream è un horror slasher molto violento che però assume molto spesso anche toni di commedie. Mi stai guardando adesso? Bene. Che cosa sta facendo? Eh? Eh? Che sta facendo? Pronto? Fregato, Randy. Dì a Teton di sbrigarsi, va bene? Ciao. Se riattacchi morirai come tua madre! Vuoi morire, Sydney? Tua madre non voleva di sicuro. Vaffanculo, cretino! Adesso che abbiamo fotografato il momento di svolta, quindi quello che possiamo riconoscere come passaggio da una vecchia scuola di horror a quella che sarà la nuova ondata contemporanea di horror americano, capiamo qual è la differenza, diciamo, più macroscopica. Ce ne sono tante piccole che fanno diventare gli autori riconoscibili, quindi che vanno a creare un'estetica e una poetica personale per i vari autori. Noi ne nomineremo pochissimi oggi perché abbiamo un tempo molto ristretto, ma ce ne sono tanti e andando a cercare nelle nostre pagine online, ma comunque in generale andando a navigare un po' in rete, ce ne sono tanti e sono davvero molto interessanti. Quello di cui sto parlando è proprio il fatto di dove arriva la paura. La paura nei film degli anni 70, ma anche negli anni 80, arrivava dall'esterno, dal mondo esterno e andava a disordinare, quindi a far perdere l'equilibrio a quella che era il nucleo protagonista della storia, che poteva essere ed era molto spesso una famiglia in senso allargato, quindi anche un gruppo di amici o un gruppo che si andava a costituire come nucleo centrale per tenere fuori il pericolo, tenere fuori l'orrore. Succedeva per esempio già nella Notte dei Morti Viventi, gruppo di sopravvissuti che si rinchiudeva in casa per tenere fuori l'arrivo proprio dell'orrore, l'arrivo dei morti viventi. Quando invece parliamo di horror contemporaneo, il nucleo, la famiglia, i protagonisti centrali della storia hanno già perso l'equilibrio. Loro hanno già perso questo perché la società contemporanea non ha un equilibrio. È quello che ci raccontano gli autori dell'horror, perché loro raccontano in qualche modo la realtà, è quello che gli ha insegnato George Romero col suo horror politico. Quindi fotografare la realtà raccontandola con i toni dell'horror, ma facendo vedere allo spettatore qualcosa di molto riconoscibile a quello che può vivere nella vita vera, nella vita reale. Quindi l'orrore non serve ad altro che a affossare completamente qualcosa che è già in disequilibrio. Molto spesso lo vedremo anche, per esempio, nelle storie che ci racconta il primo degli autori di cui andremo a parlare velocemente. È proprio l'orrore a nascere all'interno della famiglia,
Per poi andare fuori, quindi un moto contrario a quello che succedeva magari nel cinema horror classico. Allora, andiamo subito col primo degli autori di cui parliamo, che è Rob Zombie. Uscite fuori da qui subito! Calma, pagliaccio! Tieni le tue sporche zampe bene in vista! Non muoverti! O ti apro un buco grosso come un cocomero di Kansas City sopra quella faccia da checca, coglione! Dici come cazzo parli? Su, corri! Tieni l'altro stronzo fuori d'accesso e trascinalo per le chiappe fino a qui! Subito! Miserabile bastardo, ora salto su questo banco e ti stritolo le tue piccole palline! Poche chiacchiere, buffoncello! Sbrigati e allungami la cassa dei contanti se vuoi che il tuo stupido cervello resti nel cranio! È meglio che segui il mio consiglio, testa calda. Torna a casa e porta alla mamma un po' di pollo, così non mi costringi a ficcarti lo stivale in mezzo a quelle luride chiappe! Il pollo mi fa schifo! E i pagliacci come te, io li ho sempre odiati! Lascia stare quella roba! Sì, subito! Porca puttana! Cazzo! Adesso basta! Conto fino a 10 e nel frattempo tu mi molli tutta la grana che hai! Altrimenti con quella brutta faccia pitturata ti faccio le strisce sulla statale! Uno! Vaffanculo a tua madre! Due! Vaffanculo a tua sorella! Allora che facciamo? Ehi, ti conosco! Lavori al negozio di ferramenta, a Richard Wick, giusto? Chiudi quella bocca! Ehi, voi due, calmatevi! Tre! Vaffanculo a tua nonna! Sì, ora mi ricordo, ti prendevano tutti in giro, ti chiamavano piccolo pisellino. Chiudi il becco! Wick gioca col suo pisellino, la sua puzza ti fa diventare cretino. Smettila, la odio, questa filastrocca! Rimettiti quel cazzo di maschera! Fotti! Ma soprattutto vaffanculo a te! Questo figlio di puttana macchiato di sangue è il mio costume da clown preferito. Allora, Rob Zombie ha creato inizialmente, proprio con il suo primo film, che è La casa dei mille corpi, ha creato una saga. Una saga di cui, che conta per ora tre lungometraggi. Il primo appunto è La casa dei mille corpi, il secondo è La casa del diavolo, il terzo è Three from Hell, è uscito l'anno scorso. E racconta proprio quello di cui stavamo parlando prima, cioè l'orrore non arriva dentro una famiglia per togliere l'equilibrio alla stessa. Ma è proprio la famiglia che diventa l'orrore che toglie l'equilibrio al mondo esterno. È un horror che trae spunto molto da Non aprite quella porta di Tobe Hooper, quindi dalla famiglia Sawyer. Racconta in maniera molto più accentuata la violenza fisica, la violenza verbale, la violenza grafica che questa famiglia Firefly cova all'interno della sua abitazione ai danni del mondo esterno. Il racconto è molto classico, soprattutto per quanto riguarda il primo film, La casa dei mille corpi. Quindi un gruppo di giovani per digiorno che arriva in qualche modo all'interno di questa casa, all'interno della realtà della famiglia Firefly, e diventa vittima di quelli che sono appunto degli assassini seriali che massacrano in modi terribili tutti quelli che si avvicinano al proprio nucleo familiare, ma non per difendersi, non per timore, ma proprio per diffondere il terrore e la loro missione. E sempre rimanendo su Rob Zombie e andando a ripescare quello che dicevamo prima sui Boogeyman, quindi sul discorso della maschera, Rob Zombie ha lavorato anche a un remake reboot della saga di Halloween, quindi collegandosi alla filmografia di un altro dei maestri storicizzati dell'horror americano, che è John Carpenter. Anche in questo caso, anche quindi nella storia riscritta e ripensata da Rob Zombie di Michael Myers, l'orrore va a
a scaturirsi proprio dal nucleo familiare, un nucleo familiare che è quello in cui cresce il piccolo Michael Myers, che è raccontato per la prima volta proprio nell'Halloween di Rob Zombie, che è in totale disequilibrio già dall'inizio della storia. Un altro autore molto importante per la nuova scuola americana contemporanea del cinema horror è sicuramente James Wan, americano ovviamente di adozione. Lui comincia a lavorare all'interno della filmografia horror con un cortometraggio che poi figlierà un film molto importante per la sua carriera, che è Saw, l'Enigmista, che a sua volta darà il via a una saga cinematografica infinita, tuttora in lavorazione, un nuovo capitolo di questa saga, e a una carriera legata all'horror a doppio filo, perché James Wan continua a produrre dei film horror, delle saghe horror, no? Quella di Saw non sarà soltanto l'unica saga a cui lui riuscirà a dare vita. Ci sarà anche quella di Insidious e anche quella sempre legata alla ghost story come Insidious di The Conjuring. Che fa James Wan è proprio il voler creare una sorta di factory che proprio lavori all'interno del cinema di genere fantastico, ovviamente in chiave orrorifica. Ma James Wan è molto importante non solo perché anticipa quasi in contemporanea, diciamo, con un altro dei registi della nuova scuola americana dell'horror, che è Eli Roth. Quello che sarà definito il filone del torture porn, che darà il via a una grande sequela di produzioni anche medio-basse, in cui lo slasher, soprattutto lo splatter, arriva a livelli grafici di violenza grafica molto alti. Eli Roth e James Wan, sono, diciamo, i capostipiti di questo nuovo sottogenere, lo elaborano in modo completamente diverso, seguendo, diciamo, quelle che sono le linee autoriali che poi faranno vedere come i registi intendono il cinema horror anche negli altri capitoli della loro carriera cinematografica, non legata per forza al torture o alla saga di Saw. E di Hostel, che è quella per cui è diventato, diciamo, più noto Eli Roth. Dicevo di James Wan, che oltre a dare il via in anticipo a questo tipo di filone, di sottogenere, è molto importante perché rielabora il classico. Riesce a rielaborare il classico attualizzandolo, rendendolo molto moderno e rendendolo tra virgolette, una moda cinematografica. Quindi la ghost story, la storia di fantasmi,
che è uno dei generi letterari dell'horror più in voga da sempre, anche a livello cinematografico. Pensiamo all'Hammer Film. Torna in sala in grande stile con Insidious e con The Conjuring con James Wan. E da lì dà il via a una serie di storie di fantasmi che infestano questa volta non solo le case, ma le sale cinematografiche a vari livelli, quindi dal più autoprodotto, come potrebbe essere Paranormal Activity, a quelli un po' più costruiti e molto più costruiti, che sono sicuramente quelli di One. E danno la spinta anche alla nascita di una vera e propria casa di produzione che si specializza in cinema di genere horror, che è la Blumhouse. Quello che dobbiamo sottolineare velocemente di James Wan è, per esempio, che la sua storia di fantasmi, di case infestate, come per esempio in Insidious, non parte dalle mura, cioè i fantasmi non infestano la stanza, la casa, l'appartamento, ma infestano la famiglia. La stessa famiglia è la stessa famiglia a essere infestata da questi spettri. Abbiamo parlato di Eli Roth, il suo è un horror molto più grottesco, nella violenza molto più esplicito, ma anche che calca molto i toni della commedia. Lo vediamo già in Cabin Fever, lo vediamo già in Hostel. Lui però segue quasi altri maestri rispetto a quelli che possono seguire, per esempio, Rob Zombie, che guardava Carpenter, guardava Hooper. Molto spesso il nostro Eli Roth guarda proprio quelli che sono i maestri del cinema horror italiano. Molto spesso volge lo sguardo verso Fulci e ancor più spesso verso il genere cannibalico, che è stato un genere molto importante per la nostra cinematografia di genere, Ruggero Deodato, per esempio, e poi ne fa un omaggio anche in un altro dei suoi film, che è Green Inferno. Tra gli autori più giovani non possiamo non nominare, ad esempio, Robert Eggers e Ari Aster, che sono due registi che, utilizzando quel tipo di allontanamento dall'horror di cui abbiamo parlato poco fa con Scream, ne fanno qualcosa di assolutamente personale. Loro non utilizzano, la carta del dileggio, dello scherzo, dell'ironia, ma smontano l'horror in un altro modo. Lo fanno diventare allo stesso momento sia molto pesante da vivere, da pensare e da guardare, ma allo stesso tempo molto poco spaventoso se si vuole pensare lo spavento come si pensava nella maniera classica, quindi nel modo più canonico di spaventare, che può essere lo jumpscare. Loro creano un tipo di paura che va sottopelle, un tipo di paura molto più attuale, molto più moderna, che se non avete mai visto, vi consiglio di sperimentare. Ciao amici dell'horror, alla prossima!